Iniziato da una decina di minuti questo match, la finale del Flannery Tournament, prima edizione. Ancora il risultato è fermo sullo 0-0. Uniche prestazioni degne di note sono quelle di Apuzzo, portiere del Van Gouff. Ottima la sua prestazione di stasera. Si è esibito in qualche parata veramente strabiliante. Vediamo adesso il cremastere svilupparsi in azione d'attacco. Prova a mettere una palla al centro, c'è Laccetti che si gira al volo e sigla il gol 1-0. Stavolta Puzzo non ha potuto fare nulla sul tiro girato di Laccetti. Un po' di dormita a livello difensivo del Van Gouff. Beh, sulla prima dormita e la prima conclusione abbastanza insidiosa, il cremastere va in vantaggio. Peccato per il Van Gouff, peccato per Apuzzo, che fino ad ora si è dimostrato veramente un ottimo portiere. Pechininda prova la conclusione, spara alto. Vediamo Caruso, estremo difensore del cremastere, provare a far ripartire i suoi e cercare di concretizzare questo vantaggio guadagnato qualche secondo fa. Pensa, si sviluppa lungo l'out di sinistra. Innesca Barbuto che la scarica al centro, non c'è nessuno ad andare in tap-in. Rimessa laterale per Ivan Gouff, la palla finisce tra i piedi di Caputo, che non ci pensa su e spazza lontano, per Firro, che in qualche modo si trova il pallone tra i piedi, poi lo perde. Pensa, Cattaneo, ancora pensa. La scarica al centro per Barbuto, che la spizza di testa. Spizzata che non va a buon fine, con la Leo. Caputo spara ancora lontano, pensa, liscia il pallone, Firro si inserisce, prova a superare Cattaneo. Prova a superare Cattaneo. Prova a superare Cattaneo, Firro. Da Firro viene fischiato un fallo, un po' dubbio, secondo il cremastere. Fels posiziona il pallone, cerca di riprendere il gioco. Il cremastere un po' in subbuglio per questo fallo, un po' dubbio. Caputo, uno dei tiratori dei Van Gouff. La posizione abbastanza difficile per concludere a porta. Direttore di gara dice che si può ripartire. Caputo la mette al centro per Pechininde, è uno schema questo, la palla non finisce in posizione favorevole, finisce di poco al lato. Cattaneo allarga per Pensa. Il Van Gouff è poco ordinato in mezzo al campo. Avallone lancia lungo per Laccetti che sembra davvero Pippo Inzaghi stasera, è sempre al punto giusto nel momento giusto. Apuzzo spara per Firro che di tacco prova ad innescare il compagno Pechininda. Cattaneo difende il pallone. Cattaneo viene fischiato un fallo, può ripartire da un calcio di punizione, lancia Barbuto che di petto passa la palla a Laccetti che prova una conclusione che finisce di un palmo alta. Laccetti si sta mettendo in luce veramente in modo eccezionale. È la terza volta che finisce in zona favorevole, che impensierisce Ivan Gouff con un gol addirittura. Colaleo lancia nello spazio, Pechininda che spizza di petto. Cattaneo recupera bene il pallone però. Cattaneo parte in dribbling. Arriva la conclusione, debole, fiacca. Apuzzo neanche impensierito da questa conclusione. Colaleo si trova in difficoltà, cerca di lanciare lontano, Laccetti, il solito Laccetti, va a pressarlo. Fels, Colaleo, va in dribbling, rischia qualcosa su Barbuto, scarica su Thomas. Thomas pensa, cerca di rubargli palla. Thomas non vuole rischiare e scarica il pallone fuori. Barbuto tra due non riesce a passare. Fels innesca Pechininda che tenta il dribbling, se ne supera uno. Cattaneo torna sui suoi passi. Laccetti ancora una volta ruba addirittura il pallone. Cattaneo spizza di testa Laccetti per Barbuto, tacco acrobatico che non arriva a buon fine per giocatore del Van Gouff. Pensa Laccetti in posizione favorevole. Fischiato una rimessa laterale, viene poi lasciata da Vallone. Qualcuno entra in area,
Barbuto ne porta fuori due. Pensa, rimane lì. È pronto, girata al volo. Bella la conclusione, sfortunata però. Ancora qualche centimetro più in basso e Apuzzo non avrebbe potuto fare nulla. Cattaneo stoppa il pallone. Pensa, punta l'uomo. Decide di non saltarlo, scarica su Avallone. Avallone, pensa. L'accetti, 1-2, chiude un bel triangolo. Si inserisce Thomas e spezza tutto. Si può ripartire da rimessa laterale. E Avallone del Real Cremastere che ci pensa. L'accetti alla disperata, prova un cross, Barbuto non la sfiora neanche. Apuzzo lancia lungo, sembra quasi una partita di ping pong in questo momento. Fels prova il cucchiaio da lontanissimo. Caruso è ben piazzato tra i pali, non si lascia impensierire, pensa, mette la palla nello spazio, con la Leo va a rovinare l'azione. Ci arriva l'accetti, prova a innescare Barbuto, il che viene poi fermato. Pensa da rimessa laterale, è un monologo ormai questa partita. In questo momento il Real Cremastere sta schiacciando a rullo compressore Van Guff. Barbuto prova la conclusione, firma il 2-0. Le azioni vengono capitalizzate al meglio da Barbuto, infatti è lui il capocannoniere di questo torneo. Sigla ancora un altro gol, la classe non è acqua come si suol dire. 2-0 in favore del Real Cremastere, segnano Barbuto e Laccetti, due attaccanti del Cremastere. Il Van Guffo può ancora farcela, il tempo c'è, la sostanza anche, bisogna solo crederci. Cattaneo, Laccetti, Avallone nello spazio per Laccetti che non ci arriva, la palla finisce tra i piedi di Apuzzo, prova a far ripartire i suoi con un lancio lungo. Cattaneo di testa insuperabile, Barbuto prova la girata al volo di poco alta, presente Barbuto anche nei colpi acrobatici, è davvero impressionante. Thomas con la Leo cerca di lanciare lungo, l'accetti a un pressing asfissiante. Colaleo, ultima azione di ripresa di questo primo tempo. Thomas, Pecchinenda liscia il pallone, Cattaneo può far ripartire i suoi. Avallone si trova col pallone tra i piedi e lancia lontano. Ancora tra i piedi di Avallone, scarica su Colaleo, sempre il solito schema, prova la conclusione, stavolta debole anche se abbastanza precisa. Il portiere però ha il tempo di piazzarsi e prendere questo pallone, pensa, rischia qualcosa. Cattaneo lancia la palla nello spazio per Barbuto che riesce ad appoggiare la dito per Pensa, punta l'uomo, Barbuto viene poi stoppato. Pensa lancia dentro, troppo lunga per tutti. Chiudiamo qui questa ripresa, ci rivedremo nel secondo tempo. Arrivederci.